puntato, mamma mia, i biscotti. Granita, Granita, ascolti, Oh, visto appuntato. che, buongiorno, visto che la prima challenge è andata bene, ma sono sicuro e presumo che due miracoli allo stesso tempo non potranno mai e poi mai avvenire contemporaneamente. Sono qui per chiederle, sta preparando il tutto, visto che siamo pronti? Ci siamo appuntato, sono carichissimo. Non vede che sto preparando dei biscotti buonissimi per la cresima della mia nipotina, sa, quella Annunziatina, è una bravissima ragazza. E poi una cosa intima, appuntata, dai, siamo 140 invitati, diciamo. Mizzegaccia, alla pochi intimi da No? come ne sta parlando, mazza, oh. Ma tra l'altro con le nuove regole del distanziamento come fa, scusi? Io lo sapevo, appuntato, che lei cascava come un asino. Ma cosa ha capito? Quello è direttamente il vescovo che viene a casa di tutti e 140 invitati, e tutte le volte in ottemperanza le nuove leggi e quant'altro, a tutti i decreti, fa la cresima annunziatina. E quindi così, capisce? A domicilio, a domicilio. Sì, vabbè, ho capito. Vabbè, Granita. Ho già capito l'andazzo e la conosco abbastanza. Ma parliamo di altro. Si ricorda chi sono le due ospiti di oggi, vero? Sì, appunto, sono le due chierichette, quello che vengono sempre con Monsignore. Infatti poi, a tal proposito, ci ho già detto a Rosi, Rosi, prepara la bustarella, che lì, sa come il clero bisogna giustamente un attimino Sì, di... vabbè. Va bene, ho capito, Granita. Facciamo che ci sentiamo dopo. Anzi, mi è venuto in mente, anzi, visto che siamo pronti per la registrazione Sì. e come al solito lei è in ritardo, prepari a questo punto una challenge con i biscotti, visto che è già lì. Benissimo, appuntato, mi stanno suonando alla porta, non so se sente, sicuramente devo scappare, me ne devo andare, la saluto, la saluto. Dottore? Vediamo. Dottore? Oh. Oh, Eminenza carissima, Rosi, Rosi, fai accomodare il vescovo, venga, venga, non si preoccupi, non si preoccupi. Appuntato, la devo salutare, mi scusi, ci sentiamo dopo, arrivederci, arrivederci. Eminenza carissima, prego, si accomodi, volevo un caffè, Annunziatina bella, vieni, 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 adesso facciamo le prove, non ti preoccupare, vieni, vieni. Cosa potrebbe mai unire una professoressa di matematica a una di arte? Ovviamente, The Live Show! Benvenuti ragazzi al nostro secondo episodio. Avremo due ospiti molto speciali quest'oggi, uniti da una profonda amicizia e dalla professione, ovviamente, quella di essere docenti ai Salesiani di Sesto. Anche loro sfideranno l'intervista 3x3 e a seguire si batteranno al The Quiz Show. E come avete visto infatti nella scorsa puntata, la vincitrice proverà a raddoppiare il suo punteggio insieme al dottore, entrando così alla top 5 di hashtag TLS, proprio qui dove il nostro scopo è quello di fare oratorio direttamente a casa vostra. Non perdiamo quindi più tempo e salutiamo la professoressa Narducci e la professoressa Crivella. Ed ecco le nostre ragazze, quindi e anche ospiti speciali della nostra seconda puntata. Prima di tutto salutiamole. Ciao ragazze, come state? Bene, benissimo, grazie. Oh, guarda che sprint, che carica, ragazzi. Cosa ci volete raccontare prima di tutto, prima di partire con l'intervista? Io stavo leggendo un bellissimo libro su usi e costumi dei dinosauri, molto molto istruttivo, fanno anche i versi. Guarda che poi ti Insegnate. faccio un'interrogazione, eh. Beh, di certo mi sembra molto, molto più speciale del nostro dottore, guardi, ma ne parliamo direttamente dopo con lui. Bene, bene. Allora, se non avete visto la scorsa puntata, però sono qui apposta per dirvelo, partiamo subito prima di tutto dall'intervista che vuole tentare in qualche modo, in 3 minuti esatti, scoprire tre vostre curiosità. Ovviamente, gli autori hanno tentato in qualche modo di spulciare dentro la vostra vita proprio per preparare le vostre 3 domande. Quindi partiamo subito con la
spiegazione delle vostre tre fatidiche domande. Domanda numero 1. Cosa vi ha spinto a insegnare, ovviamente, arte e matematica ai salesiani di Sesto? Domanda numero 2. Se vi cito due nomi, Piero e Alberto Angela, cosa siete disposti a dirci? Domanda numero 3. Sapreste, e qua ne vedremo sicuramente delle belle, citarmi 5 battute di Aldo, Giovanni e Giacomo? 3 minuti per voi, 3, 2, 1, via! Comincio io? Vai, vai! La prima, io ho fatto il liceo classico e devo dire che i professori con cui entravo meno in sintonia erano sempre quelli di matematica. Quindi, ironia della sorte, dopo il liceo ho scelto di seguire la passione per le materie scientifiche e poi ho scelto di fare professore di matematica perché ho capito che volevo seguire le loro orme, fare quello che facevano loro, sperando di risultare più simpatica. Molto tenero questa cosa. Io invece ho fatto liceo scientifico, che con arte anche io non c'entrava assolutamente nulla, ma nonostante questo avevo una grande passione per l'arte, che infatti poi mi ha spinto a studiarla all'università. Nonostante questo, la mia prima esperienza da professoressa è stata di insegnante di italiano, storia e geografia in una famiglia. Ogni giorno però, quando vedevo i miei colleghi di arte, quello che facevano loro, respira Narducci, spingeva il cuore, e quindi ho deciso di iniziare a insegnare in questa materia. Tranquilli, avete tempo per respirare aria. Vai via con la seconda domanda. Piero, Alberto, Angela, quanto vorrei spiegare come loro? Io non ho niente da dire, mi inchino e basta. Mamma mia, ragazzi, addirittura, cioè proprio commovente questa cosa, ragazzi, mi avete commosso anche voi, sembra di rivivere la primissima puntata. Voi avete un minuto, pensate un po', 1 minuto e 30 secondi per citarmi 5 battute di Aldo, Giovanni e Giacomo. Via col tempo. Queste, Federica, sono ferratissime. Sono pronte, vai! Zegaturina! Zegaturina! La cosa più eclatante, ragazzi, è vedere come ridono addirittura prima ancora di farle. Questa è la cosa eclatante. Vai, avete un minuto. Qui la roccia è tutta franabile, al massimo sarà friabile, ma è che frana, non è che fria. Dai, su, dai, chiamate. Ma che bezz, non c'è la gabbz, c'è la manovella. Ah, la Subaru Baracca abbiamo preso, Ma scusi, signor Khmer! Abdar, figlio di Khmer! Mi sei nel passato, nel presente e anche nel progettivo! Ultima battuta, 20 secondi per voi! Non dimentichiamoci che sono due professoresse. 2, 1 e stop! Stop al tempo, siete state. Questa è la battaglia, battaglia di Magenta. La conoscevo pure io, ho puntato questa. Mamma mia, ma questo da dove spunta? Ci mancava la registrazione. Mamma mia. Tra l'altro, adesso se n'è già subito andato. Comunque devo fare veramente i complimenti a voi, ragazzi, perché siete state favolose, avete stra superato la prova, 3 domande in 3 minuti, quindi veramente complimenti. Ma adesso datemi un attimo il tempo, che devo andare a vedere quel disgraziato là se ha preparato il tutto, se ha veramente preparato i biscotti che doveva fare. Lei dottore si è intromesso, ma sta preparando le cose o cosa? Siamo prontissimi, appuntato. Anzi, un saluto anche da Jimmy Lognu. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi veramente c'è uno special guest, appuntato. Special guest Jimmy. Saluta Jimmy.
non so se era più imbarazzante Jimmy Lo New o le 5 battute di Aldo, Giovanni e Giacomo fatte dalla dalle due professoresse. Comunque ragazzi, tenetevi pronti perché sta per iniziare per voi la sfida The Quiz Show. Sa che in questa casa di leggero non esiste nulla, va, vediamo un attimo. Buone, appuntato. Basti armi. Crimea, smetta tu di copiarmi, ma scusa, che domande sono? Esattamente entrambe le professoresse, ma sempre per un pulsante che arriva in differita,